Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa, oggi da vicino Spoleto. Tra poco andrò a presentare una scuola che è stata regalata qua in una delle zone terremotate da Moncler, quelli no, che sono i cattivi imprenditori privati, mentre lo Stato sta qua che si fa le pippe, per fortuna che c'è qualche privato che paga. E vediamo quali sono i temi oggi dei giornali. Beh, la questione fondamentale oggi, secondo il Corriere della Sera, ma non solo, è la questione che riguarda Riina, il capo dei capi, l'uomo che è stato condannato a decine di ergastoli per decine di omicidi. Tutti conoscono quello di Carlo Alberto Dalla Chiesa, ma insomma Riina ne ha fatte di tutti i colori, ha ucciso chiunque ed è stato condannato appunto a decine di ergastoli da solo. Sta morendo, è del 1930, succede che superati gli 80 anni ci si possa prendere una brutta malattia, e la Cassazione, dopo aver rifiutato negli anni scorsi una sua possibile scarcerazione per motivi di salute, oggi avrebbe in discussione il fatto che possa essere scarcerato per una malattia, come si dice, per una morte dignitosa. Scusate, mi prendo il caffè. Allora, la questione è delicata, ma non riguarda garantisti e giustizialisti. Come dice il procuratore Roberti, intervistato oggi mi sembra da Repubblica, l'ipotesi di scarcerazione di un malato per ergastolo è assurda per il semplice motivo che se non è curato bene a Parma può esserci un carcere in cui venga curato bene. Ha molto ragione Rita Dalla Chiesa, che è intervistata oggi da qualche giornale, la figlia del generale Dalla Chiesa, mia amica, dice: ma scusatemi, qual è stata la pietà che ha avuto Riina nei confronti dei suoi omicidi? Lo Stato non deve ucciderlo, ma certamente se c'è un ergastolo lo tenga in galera finché muore. E nota oggi Travaglio sul Fatto: ma scusatemi, se c'è un ergastolo, è il primo ergastolo in cui si muore per morti, per malattia all'interno di un carcere, l'ergastolo prevede esattamente questo. Mi rendo conto che il tema è duro ed è micidiale, però uno Stato non può prevedere, secondo me, un moderno, la pena di morte, ma se prevede l'ergastolo, almeno quello si sconti fino alla fine. Secondo tema di giornata è la legge elettorale. Sulla legge elettorale oggi Pane Bianco si esercita sul Corriere della Sera e dice: potrebbe portare alla dissoluzione della democrazia, e dice che uno dei complici più gravi di questa dissoluzione della democrazia potrebbe essere Silvio Berlusconi, per il quale Pane Bianco ammette di non essere stato uno dei suoi più duri critici quando tutti erano anti-berlusconiani. Questo bisogna ammettere con Pane Bianco, ma Pane Bianco oggi sbaglia, non perché sbaglia a criticare Berlusconi, tutt'altro, perché sul referendum, sul proporzionale ne ha ben donde nel criticare il Cavaliere, ma il punto è un altro. Quando Pane Bianco dice che col Movimento 5 Stelle, grazie a questa legge proporzionale, si potrebbe creare una repubblica giudiziaria, cosa che sono assolutamente d'accordo con lui, cioè la saldatura tra PM e Movimento 5 Stelle potrebbe creare il disastro di questo paese, e non legge due pagine dopo il suo fondo, non legge quello che succede due pagine dopo. Lui sa questo fondo che parte a pagina 1, finisce a pagina 24, sapete cosa succede a pagina 26? Claudio Riva, che non c'entra nulla con la Riva, cioè è della famiglia Riva, ma non è stato indagato per il disastro ambientale, e si permette di scrivere una lettera con qualche puntualizzazione sul Corriere della Sera. Viene trattato non a pesci in faccia, più che a pesci in faccia, con il solito brutto vizio dei giornalisti di dare sempre l'ultima risposta quando qualcuno si permette di scrivergli una lettera. Beh, in realtà la risposta del giornalista Riva non è una risposta sui fatti, è una risposta con le carte della procura. Cioè Riva dice: avete espropriato l'Ilva e l'avete data agli stranieri, e il giornalista gli risponde non dicendo sì, questa è la mia opinione eccetera, ma scrivendo esattamente quello che diceva la procura della questione Ilva, non una sentenza, la procura. C'è una differenza tra l'accusa e una sentenza che non è arrivata neanche di primo grado, o no? Quindi, caro Pane Bianco, preoccupati del clima che creano i tuoi giornalisti sull'IVA, sulla casta, sulle indagini giudiziarie dei politici, non sul Movimento 5 Stelle che fa l'alleanza con i magistrati, perché l'avete già fatta voi, al Corriere, a Repubblica, e in tanti giornali, anche noi del centro, diciamo dei giornali del centrodestra l'abbiamo fatta, quando erano i tempi di Mani Pulite, abbiamo fatto un'alleanza con i magistrati, no? Allora, Pane Bianco, il problema non è forse il proporzionale, ma la cultura
dei nostri giornali. La legge elettorale, comunque, secondo le ultime informazioni, dovrebbe passare bella la tabella di Repubblica con 455 sì alla Camera e 95 no, e al Senato con 222 sì e 48 no. La legge elettorale potrebbe essere approvata entro i primi giorni di luglio e si potrebbe andare a votare, sostiene Repubblica, il 24 settembre. I giornali come si posizionano con questo? Il Fatto è in imbarazzo, titola: la legge deve essere cambiata perché devono leggere disgiunto il voto dall'uninominale a quello proporzionale, una cosa un po' complicata. Mi sembra che anche Belpietro sulla Verità critichi Berlusconi e questa ritorno proporzionale, perché preferisce, dice Belpietro, un'alleanza tipo quelle delle amministrative, in cui il centrodestra vince facendo l'alleanza a destra invece che facendo l'inciucio con la sinistra. Appendino e Chiamparino litigano sulla questione di Torino. Io dico soltanto una cosa, perché la leggo su Repubblica, ma la leggo anche sull'apertura del giornale: a Torino scappa pure il sindaco. Ci fosse uno tra sindaco, prefetto e questore che dicesse una cosa semplice: scusa, abbiamo sbagliato, 30.000 persone in quella piazza sono state gestite di merda, possiamo dirlo questo? Nessuno lo dice. E come dice giustamente Sallusti oggi sul giornale, il fatto che il sindaco si scusi dicendo che ha seguito la prassi è ancora peggio, perché sono risposte burocratiche inutili nel considerare il fatto che 30.000 persone in quella piazza si sono ferite per il 90% per i cocci rotti dei vetri che sono stati venduti da venditori ambulanti in quella piazza. Quindi, insomma, una gestione ridicola. Uno scusa di quello che è avvenuto, forse qualcuno l'avrebbe dovuta fare. Oggi i racconti dell'Appendino, per esempio, di quella sera intimidita nel consiglio comunale da questi attacchi. Ma quali attacchi? 1.500 persone ferite ed è finita bene, come qualcuno dice, perché poteva andare molto, ma molto peggio. La questione del Qatar, che è stato isolato dai paesi del Medio Oriente, è una questione importantissima, anche se la geopolitica interessa poco. Vi consiglio, se volete fare qua un approfondimento, di Alberto Negri sul Sole 24 Ore, in cui spiega come l'Arabia Saudita e gli altri paesi isolino il Qatar, ma hanno poco da isolare, anche perché se stessi hanno finanziato molti terrorismi. Quindi, insomma, lì il più pulito non si sa chi sia. Infine, Daily Mail e tanti altri giornali inglesi si occupano delle elezioni che ci saranno l'8 giugno in Gran Bretagna. I conservatori sembra che stiano rischiano di non vincere come si dovrebbe, cioè questi attentati non fanno bene ai conservatori, anche perché, come titola oggi il Daily Mail, il giornale popolare più importante d'Inghilterra, ce l'avevano in mano uno degli attentatori, sia Scotland Yard sia MI5 l'avevano individuato su denunce di un'italiana, come avevamo scritto, ma di tanti altri sulla sua radicalizzazione, e se ne sono fottuti. Il decalogo per dire basta, perché la May ha detto ieri basta, non ce la facciamo più, basta con questa tolleranza. Beh, oggi il giornale prova a farlo, il decalogo che va dal relativismo culturale alla politica estera, appunto, nei confronti di Arabia Saudita e Qatar. Infine, ultimo pezzo che vi segnalo, quello di Delvigo, perché io lo condivido al 100%. Se pensiamo di risolverla con Manchester, cioè con i nostri cantanti e con Peace and Love, la questione dello scontro di civiltà che abbiamo oggi, certamente avremo attentati ancora numerosissimi con i nostri gessetti. Non riusciamo certo a contrastare il terrorismo. Borgonovo lo scrive anche sulla Verità, mentre Paolo Giordano sul giornale invece ha una posizione diversa. Dice anche questo serve. Un saluto praticamente da Spoleto. Ci vediamo domani. Ciao.